sono iniziate le celebrazioni del 40° anniversario della morte dello scrittore modicano Raffaele Poidomani. Ci troviamo davanti all'istituto comprensivo che porta il suo nome. Tante le iniziative adottate da questa scuola per celebrarne la memoria. La nostra scuola quest'anno, in occasione dei 40 anni della morte, ha voluto proporre un percorso complesso che ha interessato tutti i gradi di scuola, dall'infanzia, primaria e secondaria, proprio un progetto volto alla conoscenza di questa figura così conosciuta ma insieme tanto sconosciuta, soprattutto portando i ragazzi anche a scoprire alcuni campi della produzione di Raffaele Poidomani, che spesso sono poco noti, non so, il giornalismo o altri campi oltre la narrativa. Siamo soddisfatti del convegno che si è tenuto ieri al Palazzo della Cultura per l'enorme partecipazione sia dal punto di vista numerico, la sala Triberio era stracolma di ragazzi, di genitori, di studiosi, di docenti, di cittadini modicani e non modicani. E anche dal punto di vista affettivo e culturale siamo intenzionati, soprattutto l'amministrazione, ma noi come scuola, a ricordare stavolta annualmente, non ogni 10 anni, Raffaele Poidomani, in quanto merita davvero di essere ben conosciuto e annoverato fra i migliori letterati del Novecento. La scuola ha dedicato tutto l'anno scolastico a tante iniziative didattiche, quindi interne alla scuola. La conoscenza delle opere di Raffaele Poidomani è stato l'obiettivo prioritario da parte dei ragazzi e le opere in cui si sono cimentati i ragazzi è proprio la realizzazione, questo dal punto di vista della storia dell'arte, di un logo per la scuola. Che cosa rappresenta, secondo lei, per la città di Modica, Raffaele Poidomani? Raffaele Poidomani rappresenta un personaggio che è stato veramente, ha vissuto Modica ma non è stato capito. Quindi questa serie di eventi per rivalutare, per rispolverare e rendere merito a questo grande personaggio eclettico. Ho preso l'impegno, fin quando appunto sarò in amministrazione, di ricordare la figura di Raffaele Poidomani, quantomeno ogni mese di marzo. Non mi mancherà il materiale, perché Raffaele Poidomani è stato un poeta, un giornalista, uno scrittore, un uomo di politica, anche un uomo che ha descritto Modica e i suoi anni in maniera sagace, critica, per cui gli argomenti per celebrare e ricordare Raffaele Poidomani non mancheranno certamente.